Firenze, un anno dopo. Giulia Leni, emozioni, impressioni, che fai ora nella vita? Allora, sì, emozionatissima, studio per il test di medicina, niente, studio, è tristissima la mia vita, studio soltanto. No, perché è triste? C'è un obiettivo, insegui quello. Esatto. Ce l'ha il fidanzato, Giulietta? Nessuno mi vuole. Lo dico sempre pure io. Single, faccio un annuncio, qualsiasi persona mi voglia, sono disponibile. E no, io non sono ridotta così male, però molto triste questo annuncio. Però siamo due biondine, io un po' più finta di lei, che cercano un fidanzatino. Anni? 22, 21. 25. Vai. E questo è il nostro appello. Intelligente, bello. E ricco, io la vado dentro a tutte le parti. No, questa vuole troppo, ancora non ha capito che non funziona così. Il principe azzurro non esiste, tesoro, quindi basta che sia simpatico, carismatico, un minimo sportivo. Che lavora. Sono positiva, quindi lo troverò. No, pretendi troppo, secondo me. Devi un attimo abbassare. Devi un attimo abbassare, perché non esiste, tesoro. Purtroppo, ma non ne sono. Poi non so, un anno dopo a sostenere la mia squadra. E in attesa della fine della mia squalifica, e mancano due mesi, attendo e faccio il tifo per le mie compagne che... Io sono qui soltanto a fare il tifo per? Per la Brixia e vabbè, per la Romana, perché la Roma mi sta simpatica. Holos Gym 2000, Holos, please. È vero, Holos Gym 2000 e niente, prima a fare merito, così. Ok, perfetto, va bene, a posto. E niente, un saluto. E a prestissimo. A prestissimo. Per me a prestissimo. Io a prestissimo da spettatrice. Ok. Vabbè, ci sei a Torino o non ci sei? No. Ci rincontreremo marzo, il 7 marzo. No, marzo ho il test a casa tua. Ah, ci vediamo a Roma. Va bene. A Roma. Allora a prestissimo a Roma. A Roma. Ciao a tutti, un bacio. Ciao.